Assemblea dei sindaci teramani indetta dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, sulle future strategie di messa in sicurezza della captazione delle acque del Gran Sasso. Presenti le principali istituzioni coinvolte, come l'acquedotto del Ruzzo, l'ASL di Teramo e in rappresentanza della Regione Abruzzo il vicepresidente Giovanni Lolli. Il primo importante messaggio è stato quello che tutti hanno rivolto ai cittadini: l'acqua del rubinetto che bevono i teramani è assolutamente sicura, anzi migliore di quella in bottiglia. L'errata comunicazione di non potabilità da parte della dirigente dell'ASL di Teramo ha incrinato i rapporti di credibilità con l'opinione pubblica e recuperarli non sarà facile. L'acquedotto del Ruzzo si sente parte lesa? Ma lo è parte lesa, perché poi in fin dei conti la nostra acqua, quella distribuita in rete, e questo è consultabile dalle analisi che noi stiamo quotidianamente mettendo sul nostro sito per fare un'operazione di trasparenza, sono sempre state assolutamente potabili. Quindi è chiaro che l'allarme purtroppo ci ha generato un danno oggettivo. Cosa chiedete alle istituzioni? Ma noi chiediamo soprattutto quello che in realtà già stiamo condividendo, e cioè di fare in modo che certi episodi non si debbano più ripetere, e poi da ultimo di mettere definitivamente in sicurezza la captazione del Gran Sasso, che per noi ha un'importanza fondamentale, per noi ma per i cittadini, voglio dire, non solo per noi ruzzoreti alla fine. La provincia di Teramo si rivolge ai sindaci, loro rappresentano il territorio, e che cosa dice? Questa è l'Assemblea dei Sindaci, la sede istituzionale più importante del territorio provinciale. Questa riunione serve, uno, a ricapitolare in una sede istituzionale lo stato dell'arte, quello che è successo, due, anche a cercare di capire cosa bisogna fare, perché un bene prezioso come l'acqua sia erogato in condizioni di assoluta sicurezza. Il problema vero è ora come rendere compatibili tra di loro tre realtà fondamentali: l'acqua del Gran Sasso, l'autostrada del Traforo e i laboratori di fisica nucleare. Serviranno opere di messa in sicurezza e nel frattempo si moltiplicano i controlli con nuovi e sofisticati strumenti di misurazione. Il problema è serio e va affrontato in un modo serio, e cioè noi abbiamo tre cose importantissime. La prima ovviamente è l'acqua che ci beviamo, la seconda è un'autostrada che è un'arteria decisiva per il presente e per il futuro di interi territori, e la terza è il laboratorio di ricerca più importante che c'è in Italia. Queste tre diciamo grandi patrimoni debbono convivere, e però interferiscono tra loro, e interferiscono tra loro in un modo non corretto. Tra chi buttiamo dalla torre? Nessuno. Il problema deve essere risolto in un modo radicale, cioè evitare ogni interferenza. La cosa è possibile, la stiamo studiando, la stanno studiando intanto i soggetti che sono coinvolti in questa vicenda con proprie risorse, perché il laboratorio venga messo completamente al di fuori di ogni interferenza con l'acqua e anche l'autostrada. La presenza a Teramo del vicepresidente Giovanni Lolli è stata anche l'occasione per una manifestazione di protesta sotto la sede della provincia da parte delle lavoratrici di alcune cooperative di servizi per le pulizie scolastiche, che rivendicano maggiore stabilità per i loro contratti di lavoro.